Gelore, veramente. diciamo, se si può dire, mi sono gasato lì. Eh sì. Eri anche vestito anche decentemente. Discretamente, di solito la Nike esagera sempre con i completini, però quest'anno dai, ci ha azzeccato. Sì, no, ti volevo fare una domanda appunto sui vestiti, no? Nel senso, quando tu vai a fare i tornei, questa è una domanda particolare, credo almeno, ma te l'avranno già fatta. Cioè, tu entri dentro, vai a Dubai, ok? E la Nike ti fa trovare la roba a Dubai? No, Come no, funziona? Spiegacelo un po'. allora l'espedizione riguardo alla Nike, praticamente sono più o meno 4-5 spedizioni l'anno, Ok? perché va tutto con gli Slam. Io ero nato in Australia, infatti a Dubai ho giocato con lo stesso completino degli Australian Open, e anche Rublev giocava con il mio stesso completino, perché anche lui Ho visto. è Nike. E anche lui, ovviamente, tutti i giocatori prendono, praticamente di solito affittano tipo un piano di un hotel o una sala enorme dove creano questo tipo Nike Magazine, e praticamente devi prenotarti un appuntamento dove ti danno una valigia enorme di roba e un'altra borsa di solito. E poi quella ci arrivi fino all'altro slam. Tipo, in Australia mi avevano dato anche la roba per Indian Wells e Miami in caso li avessero giocati, ma ovviamente non li hanno giocati, quindi ho usato sempre quello da Australian Open. Poi hanno interrotto tutto, quindi buono. Certo, poi ti porti tutto, racchette, tutto, e non ti incordi da solo niente, fai fare tutto. No, vabbè, quello vabbè, il servizio di accordature lo paghi a ogni torneo, solo agli slam hai delle racchette, ma dipende anche dagli slam, perché in Australia sono molto, su quelle cose lì sono molto organizzati, mentre se vai tipo a Roland Garros così te li paghi sicuro le Figurati. In Francia. racchette. Sì, ma poi non è che le paghi 5 euro, le paghi 25, non è che... Però vabbè. Aliboni Lorenzo, ciao Lore, che ci saluta, grande. Lo conosci te Lore? È un ragazzo di massa, da quelle parti lì. Sì. Volevo mettermi la felpa, sì, la felpa, la sciarpa dello Spezia, perché sai, Spezia Carrara. Io, ma no, ma guarda, io non, è da quando ho 9 anni, 10 anni che vengo a Spezia praticamente ogni giorno, Eh sì. ora un po' di meno perché giro molto di più, quindi a casa Carrara Spezia lo faccio molto meno e ci alleniamo in giro per il mondo alla fine, non c'è una base. C'è una domanda, Lore, bella, da Tennis Network Liguria, che li salutiamo, che tu li conosci. Com'è Certo. stato allenarsi con Roger in Australia? Io. Vabbè, è un sogno che si avvera, era un sogno nel cassetto che credevo di non farcela, sinceramente, di scambiare qualche palla con lui, ma non nel senso di non starci nel ritmo, nel senso che magari pensavo andasse in pensione, tra virgolette, cioè che si ritirasse Davvero. prima che io potessi, diciamo, o raggiungere quel livello lì o se no... Poter avere l'onore di scambiare. Esatto, vabbè, avere la possibilità di condividere il campo con Però lui, tanta roba, sarebbe eh. fantastico. Ma poi warm up sul Rod Laver Arena, dove io avevo vinto la finale juniores, quindi quel campo lì ero imbattuto, tra virgolette. No, a parte gli scherzi, però è stata Hai fatto il un'avventura. tiebreak con Roger e l'hai anche vinto, diciamolo, cioè imbattuto proprio. No, assolutamente. Comunque. Pensavo fosse molto più, sai, se lo vedi riscaldarsi, sembra quasi che è sciolto, è scioltissimo, però ha provato tutto, cioè pensavo veramente le volee le facesse con scioltezza, così invece cioè, è stata mezz'ora, ma mezz'ora piena, sai, ero sudato, saggio, e anche lui, quindi cioè, si vede che era il primo match, quindi si voleva scaldare bene. Però poi è andato bene con Johnson, gli ha dato 3-7-0, quindi ho detto, se Poi vuoi, ci esatto, se vuoi ci sono di nuovo, non c'è problema. T'ha chiamato, t'ha detto thank you Lorenzo. sì. Messaggio WhatsApp RF in fondo.
No, il contatto era Ivan Ljubičić, Eh beh, certo. che è il suo allenatore, e Eh parla certo. bene italiano, quindi lo conosciamo. Dimmi una cosa, siccome si è connesso un mio amico, cioè un tuo amico fuori dal campo, no? Che è Lorenzo Tarabugi, no? Vogliamo parlare di Grande Lori? Grande Lo, è lui che mi ha sfidato nella challenge dicendomi se avevo sempre il tocco, perché in effetti in 3 settimane ho ripreso la racchetta in mano e ci ho messo un po' a fare quel bel trucchetto lì. Sinceramente ci ho provato un po' di volte, però è stato ganzo, dai. Tara è come se fosse un fratello, ora ci vediamo poco, però ci sentiamo abbastanza spesso. E abbiamo condiviso l'adolescenza tennistica, tra virgolette, l'abbiamo condivisa tutta insieme, tra le gare a squadre, campionati regionali, italiani, Eh sì. Belardinelli, cose, il trofeo Bolla c'era. Grandissimo. E quindi è come se fosse di mio fratello. Poi siamo nati, lui è nato il 9 marzo, io il 3 marzo, quindi abbiamo sempre festeggiato più o meno il compleanno quasi insieme. E quindi ci siamo sempre trovati, è una bella cosa. Grandissimo. Sì, no, pensa che lui deve aver iniziato a fare mini tennis con me, anzi, deve aver, cioè sicuramente ha iniziato a fare mini tennis con me al Tennis Spezia quando io lavoravo lì, con Lori, che me lo ricordo come se fosse adesso l'immagine di Lori, alto 40 centimetri con sta racchetta, guarda, una cosa, un'immagine splendida, guarda. Ciao Lorenzo d'Albania. È andato anche il grande Stefano Bescosolido. Grande. E Bene. Tara, mamma mia, che ricordi. Mamma mia che ricordi. Eh sì, grande Lori. Io Lori non lo vedo da tanto, mi farebbe veramente piacere. Adesso appena si riesce a mettere il naso fuori come si deve, cioè il naso fuori dalla mascherina ormai bisogna metterlo, non di casa. Cioè. Quindi, scusami, fammi capire una cosa. Prima del Tennis Spezia, tu hai fatto un periodo a Carrara, non hai iniziato a giocare a Carrara, giusto? Allora, io ho iniziato a giocare allo junior con la Cristina Marsili, Ok. proprio dai mini tennis, come hai detto te, proprio le prime. Allora, se devo dire la verità, Diciamo la verità. il Non primo che sappi mi che ha dire delle messo la. cazzate. No, il primo che mi ha messo la racchetta in mano è stato mio padre, nello scantinato di mia nonna. E poi da lì mi è subito piaciuto. Ho provato i corsi lì con i bimbi piccoli, diciamo 4 anni, 5 anni, lì allo junior. E poi sono andato da Blandini alla Polizia Municipale, che lui si era spostato dallo junior alla Polizia Municipale. Poi è Quindi stato. giocavi con Davide già al Davide Blandini, maestro nazionale, che salutiamo. E lavoravi, cioè giocavi con lui allo junior? Io sì, perché poi. Dopo una certa età il mini tennis non, cioè, non era più mini tennis Certo. e quindi Davide l'agonistica dei bambini se la prendeva lui e mi è sempre piaciuto Davide, quindi poi quando lui ha deciso di muoversi nell'altro circolo io l'ho seguito. E Bravo poi, ragazzo, Davide. no, bravissimo, bravissimo, tra l'altro. Ora non è per far pubblicità, ma mio cugino che è del 2010, quindi ha 10 anni, prima non voleva giocare a tennis, poi ha avuto questa passione che adesso gioca anche contro il muro, adesso in quarantena, Grande. e ovviamente è da Davide, anche lui, Evo. reputo che Davide sia veramente un bravissimo maestro, soprattutto per insegnare la tecnica ai bambini. Ci sa fare. E poi Davide, devo ringraziarlo perché comunque ha avuto la lungimiranza, diciamo, di vedere in me qualcosa in più e di affidarmi a un centro sportivo come era il Tennis Spezia, come era, e che c'era Simone Tartarini, dove noi facevamo tante amichevoli con Spezia, no? E Coppa delle Province, queste cose qua. E quindi poi alla fine da una o due volte alla settimana che io mi allenavo un po' alla Polizia Municipale, una o due volte alla settimana andavo a Spezia. Alla fine sono diventate 3, 4 e poi alla fine è diventato tutti i giorni.
con il passare del tempo. E ovviamente mia mamma è andata in crisi perché certo. faceva la taxi, faceva le... Eh sì, lo so poi benissimo. poi con la scuola era sempre più dura, però dai, me la sono sempre cavata. Allora, Paolo Frediani, che è un beach tennista, che è campione italiano over, o lo è stato, ti fa una domanda. Sei uno dei pochi ad alti livelli a giocare rovescio una mano, come mai hai portato avanti questa impostazione? Grazie. La risposta è una sola. Ho visto giocare con Salvi quando ero bambino. Cioè, no, perché no, io ero il tuo esempio quando cioè, locale. No, allora mio padre ha sempre avuto la passione del rovescio una mano e lui da amatore giocava sempre, cioè ha sempre giocato il rovescio una mano. Quindi, però devo dire la verità, mi è sempre, cioè, naturalmente io la prima volta che iniziai a giocare feci il rovescio una mano. Quindi non lo decidi, lo fai. Sì, è naturale, è una cosa che ti viene distinto. E poi ovviamente anche mio cugino fa il rovescio una mano, ha provato a farglielo cambiare a due mani e zero, non gli riesce e sinceramente lo gioca bene per la sua età il rovescio una mano, quindi cosa vuoi cambiare? No, ma scherzi. No, anzi. Slice, smorzi, comincia a fare cose... Il tocco lì si fa sentire. Cioè, fa la differenza. Tutte le variazioni che puoi fare, che puoi imparare con il rovescio una mano, di sicuro non ti aiuta da piccolo, perché comunque dovresti avere una struttura fisica molto forte, perché comunque lavori con una mano e con un braccio, quindi da piccolo, soprattutto sulle palle alte o comunque sui classici frulloni, che magari da piccolo ci sono ancora i cosiddetti pallettari, che poi spariscono, perché ve lo posso assicurare che spariscono. Eh sì. Quindi cioè nel senso non è facile giocare a rovescio una mano. Infatti io da piccolo quando non ce la facevo giocavo a due mani, giocavo. Ma giusto. Quando la palla era troppo alta, perché non ce la facevo. Però poi ovviamente impari ad andare dietro, a cercarlo, vabbè, ma ce n'è di tempo. Quindi però credo che il rovescio una mano sia molto, molto più bello del rovescio a due mani. E poi, dicevamo, il periodo del tennis Spezia. Io il periodo del tennis Spezia, tu quando sei arrivato al tennis Spezia, in che anno te lo ricordi? Era nel 2000... 2010? 2009, 2000... forse anche prima. Perché io quando sono andato via, io sono andato via nel 2009. Io avevo più o meno 9 anni. No. Quindi è stato 2010-2011, sì. Non me lo ricordo. Era dicembre, me lo ricordo, perché c'era le feste di Natale, quelle cose lì, ed era nel 2010, mi sembra. Quindi questa mi piace, stai cercando di giocare il diritto con una preparazione più rapida? Ma diciamo che la mia preparazione, che è diciamo, un po' atipica del dritto, comunque... sembra quasi quella di Kachanov, cioè un po' strano, un po'... Abbiamo un ospite! Un po' personalizzata, diciamo che nessuno me la fa cambiare, tra virgolette. Bravo! Perché? Se andiamo a analizzare la tecnica, quella magari di Berrettini può essere non corretta, ma se poi il risultato è la mazzata che tira... Sì, appunto. Quindi, no, la preparazione... Io a volte sfarfallo troppo, no? La faccio, sì. Diciamo... Forse ha ragione, è un po' troppo ampia la mia preparazione, però ho sempre giocato così E direi che va bene. No, sì. Più che altro stiamo lavorando di dritto sugli appoggi, cercare di avere sempre l'appoggio giusto. Di non sbandierare diciamo, il corpo, di non andare via col corpo, che a volte succede, a volte mi tiro indietro invece di far passare il peso in avanti. Questo soprattutto stiamo lavorando. E poi tanto lavoro fisico, poi soprattutto adesso in quarantena hanno toccato racchetta per 3 settimane.
cosa stai cercando di migliorare? Questo l'hai già dal punto di vista fisico e atletico. Ma stiamo cercando di mettere un po' su di massa muscolare, sto facendo tante praticamente tanta palestra, tra virgolette, tanti pesi, tanti lavori per la struttura, e poi stiamo alternando parecchio la corda, comunque visto che non si può andare a correre, cioè non si poteva, ora tra poco si potrà, quindi un altro mezzo di fare aerobico, comunque un po' di bruciare, quindi stiamo facendo tanta corda. E poi, quindi c'è per ora alla fine il primo periodo, poi c'è il periodo tennis Spezia e poi c'è il periodo San Benedetto, no? Sì, il periodo tennis Spezia però è abbastanza lungo, perché comunque sono stato parecchio lì, cioè Simo è stato molto più di me, perché comunque quando io sono arrivato lui c'era già da parecchio, e poi non mi ricordo che anno ha cambiato, è andato a... ha preso, diciamo, in affitto lì a San Benedetto, e ovviamente io l'ho seguito come tutti, diciamo, i suoi bambini. I suoi fedeli, no? Esatto. E quindi ora più o meno sarà da 4-5 anni che è lì a San Benedetto, cioè che siamo a San Benedetto. Da domani puoi andare a correre a Carrara, dicono, eh? Sì, lo so, che è da Toscana, però vabbè. Vabbè, da domani tutti verranno in giro per Carrara cercando di trovarti, correre, capito? No, sì. A fare ripetute. In spiaggia non si può ancora andare, vero? No, non lo so, ma non credo. No, mi sa di no. Dimmi una cosa, ma adesso ti faccio una domanda materiale, perché siccome sono un amante degli orologi, tu, sì? Qual è, cioè ti sei già fatto un regalo di lusso? O qual è il regalo di lusso che ti vorresti fare? Ma allora, non... Cioè, di lusso intendo, capito, cosa ti voglio dire, un orologio, un... io intendo una cosa del genere. Cioè, qualcosa che ti vorresti comprare Anch'io sono molto appassionato degli orologi, mi sono sempre piaciuti. Oh, bravo. Poi con tutti gli aeroporti che giri, tax free, vedrai che... duty no, free. Io mi piace molto... il Rolex comunque come marca, però ce ne sono molte, c'è Audemars Piguet, Hublot, Patek Philippe, Richard Mille. Bravo, 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 mi piace che sei informato. Panerai, c'è qualsiasi. Tartas è ancora il Panerai da sempre, sempre lo stesso, sempre, vero? Da sempre. E grande. Infatti me l'ha trasmessa anche un po' lui questa passione degli orologi, però sinceramente non me lo sono ancora fatto questo regalo. E vabbè. Vabbè, ci sarà tempo, speriamo. Avrai tempo, direi, per farlo, sì. Dimmi una cosa, e invece la casa, perché mi sono fatto, capito, un prontuario qua di domandine, capito? La casa dei sogni, tu la tua casa dei sogni come la vorresti? Cioè, cosa vorresti avere in casa tua? Vabbè, dai, un campo da tennis, credo che sia... Un campo da tennis sicuro e poi una bella palestra. Papà che sta studiando, sta lavorando. Aspetta un attimo, si sente? Aspetta, voglio fare un dipinto, lo voglio fare. Sì, un dipinto. La mia figlia che vuole fare un dipinto. Aspetta allora che cambio stanza. Vai, tranquillo. Cambio stanza. Vai, tranquillo. No, ti dicevo, un bel campo da tennis, cioè, nel senso, averlo in casa sarebbe molto comodo. Superficie? Ma dai, veloce, perché comunque è più facile mantenerlo. Cioè, terra rossa è uno sbattimento. Ci devi stare più dietro. Però poi una bella palestra, sicuro. Quello sì. Perché comunque è una bella sala. Poi dai, una piscina, però c'è senso. Vabbè, infatti ti dico una cosa, la casa dei sogni, cioè. Sì. Però, cioè, speriamo. Palestra tanta roba. Sì, no, la palestra mi piace molto farla. Cioè, fare attività fisica a me non mi dispiace.
anche se ovviamente è faticoso e sputi sangue, però mi piace farlo, come altrettanto giocare a tennis. Sì, ma ti vedo che hai lo spirito giusto. Hai lo sguardo giusto, sì, si vede, grande Lore, davvero. Ti faccio complimenti. Grazie. E ti volevo chiedere, ma quando batti da sotto, siccome ti piace battere da sotto, vero? A volte ci ho battuto, ma nei momenti un po'... Una volta al Bonfiglio... Raccontaci un po' di queste battute da sotto, dai. Ci ho vinto un set così. Praticamente non riuscivo a chiudere sto set, 6 vantaggi. Sì? 5-4 e servizio, vantaggi, non riesco a chiudere, vantaggio, non riesco a chiudere. Alla fine con Andrev, che poi ha vinto il torneo, lui. E praticamente ho battuto da sotto e mi è venuta bene, non l'ha presa e ho vinto il set, 6-4. Grande. Poi tarda mi ha detto, sei scemo. Infatti. Però sì, cioè, però secondo me a volte il servizio da sotto viene preso come una maniera di prendere in giro l'avversario, ma secondo me a volte no. No, infatti è quello che volevo chiederti appunto, cioè non è necessariamente una presa in giro, è un cambio di ritmo, uno spezzare, sì, no? Ognuno, cioè nel senso, per come la vedo io, ognuno, poi adesso con i Kyrgios della situazione non si sa mai come batte, quindi nel senso non c'è da stupirsi di niente. Bravo, la penso esattamente come te, infatti io sono istrionico. Ti volevo chiedere, cosa ne pensi? C'è una domanda da Nico Cortis, che è il ragazzo che mi ha regalato il cappello dall'Australia. Cosa ne pensi di Melbourne come città, visto che non te la cavi male con la superficie? Grande Lore. Ma allora, Melbourne è una città bellissima e tra l'altro molto, molto comoda come città, molto affabile, anche perché è grossa, credo che abbia un po' di milioni di abitanti e si viaggia benissimo perché comunque è organizzata molto bene e poi c'è molta, molta vita e a me piace sinceramente. È una delle città dove ci siamo trovati, a parte che quest'anno l'abbiamo vissuta un po' più nel centro, perché avevamo un hotel proprio in centro, Little Collins Street era, non ricordo ancora, e era proprio nel centro, era vicino alla stazione, potevamo andare anche a piedi a Melbourne Park, era una bella camminata, era un quarto d'ora di camminata, però... Si faceva, dai. Sì, si faceva. Poi abbiamo visto di peggio. Sì. Poi ovviamente i primi giorni siamo andati a piedi, poi le altre volte ci veniva.